Carissimi amici di Opera Libera, buon pomeriggio. Siamo nei camerini del Teatro Comunale di Bologna e tra poco assisteremo a una nuova recita di Otello, la nuova produzione che è in scena in questi giorni, il meraviglioso cartellone del Teatro Comunale, l'ultima produzione prima della pausa estiva. Però vedete accanto a me oggi un'ospite straordinaria, la protagonista femminile di questa produzione, il soprano Mariangela Sicilia. Buongiorno Mariangela. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, perché siamo già insomma in dirittura della pomeridiana, quindi... Esatto. La nostra Mariangela interpreterà il ruolo di Desdemona, un Desdemona anche speciale, perché sappiamo che è il tuo debutto. È stato, perché la prima è già stata l'altro giorno, però è la tua prima Desdemona in questa produzione. Allora, raccontaci un po' la tua Desdemona. Ma amo questo ruolo innanzitutto perché viene da Shakespeare, insomma sono la fonte, una amante shakespeariana, quindi sono felicissima di poter interpretare questo ruolo. È una donna, è una ragazza di 15-16 anni, molto simile ad altre ragazze che ho interpretato per certi aspetti. Iago la definisce il comandante del mio comandante, quindi è una ragazza veramente molto forte e anche moderna per i tempi. È una ragazza che decide di sposare uno straniero, un nero, e lo sposa di nascosto e scappa. Quindi va dal padre a dire: papà, io ho sposato Otello. Quindi è una ragazza molto forte e credo che non solo in Shakespeare ma anche in Verdi abbiamo questa forza di Desdemona che traspare soprattutto nei primi tre atti fino ad arrivare a... alla fine. Diciamo che questa poi è una produzione dove hai due accompagnatori speciali, oltre al cast ovviamente, che ricordiamo Gregory Kunde e Franco Vassallo, nel ruolo di Spediamenti di Otello e Iago, ma sul podio dell'orchestra del Teatro Comunale abbiamo il maestro Asher Fish e abbiamo la regia di Gabriele Lavia. Ricordiamo tra l'altro questo Otello è stato un po' tormentato nel suo debutto, nel senso che era previsto nella stagione Covid, poi era stato previsto nella sede provvisoria del Teatro Comunale per il discorso restrizioni che era il Paladozza, poi finalmente insomma riusciamo a vederlo qui a casa sua. Esatto. Quindi Desdemona in questo spettacolo com'è? Segue molto la tradizione shakespeariana e abbiamo lavorato tantissimo con il maestro Lavia proprio su questo, sul rendere il personaggio operistico molto simile al personaggio di Desdemona in Shakespeare. Infatti la vediamo fin da subito. È lei che al centro del palcoscenico guarda la lotta navale che sta avvenendo tra Otello e i musulmani, quindi lei è il protagonista in prima persona, cosa che invece Verdi la fa uscire dopo. E quindi ci mancava l'antefatto e appunto Lavia ha voluto metterla in scena proprio perché in Shakespeare Iago la chiama il comandante del mio comandante. E quindi c'è tutta questa forza dell'adolescenza, della giovinezza, la forza dell'amore, perché lei è totalmente innamorata di Otello, per questo non capisce neanche il problema con Cassio, perché lei non ha altri uomini che non Otello, quindi non è consapevole di questo. Lei litiga con Otello e quando le dice credo che in grazia tornerà, è quasi come se chiedesse ad Otello: guarda che mi hai fatto arrabbiare, adesso perdona Cassio, così io ti perdono. E questa è l'intenzione, non è perché è stupida, è Desdemona, è l'intenzione di portare Otello di nuovo a far pace con lei. Quindi abbiamo lavorato proprio su questo, sul rendere Desdemona quella che è. Fedele, esatto, la tragedia. Però Otello penso che sia una storia anche dei giorni nostri, no? Fondamentalmente. Purtroppo. Quindi esiste Desdemona nella nostra attualità? Purtroppo sì. Nei fatti di cronaca, io per esempio pensando a quella ragazza che fosse musulmana, adesso non sì. Ricordo esattamente le origini, che è stata uccisa dalla famiglia proprio perché lei voleva vivere alla maniera occidentale. Ecco, mi ricorda le donne che sono vittime veramente delle tradizioni, della cultura e poi vittime degli uomini.
purtroppo è di triste attualità. È di triste attualità. Adesso torniamo invece al mondo musicale, parliamo di Verdi, no? Perché recentemente ha interpretato Violetta, in Croazia, sì. Lo scorso autunno Gilda a Firenze. Sì. Che rapporto hai con le eroine verdiane? Beh, è un rapporto che sto costruendo mano a mano, ecco, quindi ho iniziato piano piano con Gilda, poi Traviata, che dal debutto fino alla maturazione ovviamente è un percorso molto lungo e sono felice di averlo intrapreso e adesso finalmente approdo a ruoli più lirici verdiani, ecco, Desdemona, come spero sarà presto Simon Boccanegra e Luisa Miller, che erano due ruoli che avevo in programma e che per Covid sono stati cancellati. Certo, questo Covid ha un attimo... Ha rallentato il termine giusto, insomma. Sì. Sarà sicuramente un'occasione. Giustamente dice, ho introdotto Verdi, perché quando pensiamo comunque alle tue interpretazioni, tra l'altro che siamo a Bologna, quando pensiamo al tuo nome, almeno io personalmente ricordo la Bohème. La Bohème, quello spettacolo meraviglioso di Mariotti sul podio, Vic appunto alla regia, spettacolo che è stato anche ripreso e che ha vinto peraltro anche il premio Abbiati, sì, come miglior spettacolo dell'anno, no? Sì. Quindi insomma, Puccini, come sono le eroine pucciniane di Mariangela Sicilia rispetto a quelle verdiane? Ah, questa è una domanda davvero difficile, davvero da Marco. Ma, allora, il mio approccio allo spartito è un approccio ovviamente di stile, quindi rispettare lo stile pucciniano da quello verdiano innanzitutto. E poi da un punto di vista come personaggio invece possiamo dire che sono molto simili perché hanno una veridicità, posso associare tutte le donne verdiane e le donne pucciniane a una donna di oggi, ecco, quindi questo è quello che ha reso importante soprattutto Verdi, che è sempre stato un compositore del sociale, che ha sempre voluto mettere in scena il tempo del suo oggi, e non bisogna tralasciare questo aspetto, quindi non è solo un puro canto come invece lo è il bel canto Rossini, dove assolutamente la musica, la voce è più importante rispetto ad una pièce o a un libretto. In questo caso da Verdi in poi, e quindi ancora con Puccini, che se fosse stato scoperto il cinema sicuramente Puccini sarebbe stato... Vero, verissimo. Sarebbe stato un compositore cinematografico. Sicuramente bisogna tenere conto della parola e farlo in tutt'uno con la musica. E a maggior ragione, tra l'altro, in quella Bohème, insomma, dove c'era tanta veridicità, sì, tanto realismo proprio, direi, no, nell'approccio registico, esatto, di Vic. In conclusione, siamo sulla cima di una torre, Verdi o Puccini? Mi butto in centro. Beh, l'unica cosa che posso dire è che per i ruoli pucciniani aspetterei un altro poco prima di arrivare alle vere eroine pucciniane. Ecco, resto ancora sulla mia Mimì. Sulla grande Mimì. Sulla tua grande Mimì. Mariangela, noi ti ringraziamo per averci ospitato qui nei tuoi camerini. Ringraziamo il Teatro Comunale, ovviamente, per essere stato cortesissimo con Opere Libera e per aver allestito questo hotel, perché oggettivamente è una produzione imperdibile. Ricordiamola che rimane in scena fino al 30 di giugno. Sì. Mariangela canterà anche nella recita del 29, quindi naturalmente avete occasione di correre oggi a Bologna, che insomma magari c'è anche un po' freschino in teatro, quindi potete approfittare. L'aria condizionata funziona. Altrimenti il 29 trovate la meravigliosa Desdemona di Mariangela Sicilia. Noi ti facciamo tanti in bocca al lupo, andiamo a prendere posto in sala e ovviamente toi per la tua Desdemona. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.